cosa vuol dire essere alla guida di una missione scientifica in Antartide? La base di ricerca internazionale Concordia si trova in cima alla calotta polare. È un luogo estremamente remoto, si trova a 1200 km dalle basi sulla costa che le forniscono il supporto logistico. E le condizioni di vita sono estreme. Siamo a 4000 metri di altitudine e la temperatura in estate è di meno 50 gradi centigradi e in inverno scende sotto gli 80 gradi sotto zero. La Princess Elizabeth Station, dove mi trovo adesso, invece è una base belga. Si trova dalla parte dell'Antartide che si affaccia sul Sudafrica. Ed è il primo edificio a emissioni zero dell'Antartide. I progetti da realizzare sono molti. Oltre ai carotaggi sul ghiaccio ci sono le misurazioni in quota, gli strumenti da installare che permettono di campionare l'aria a varie altezze, organizzare le spedizioni alla costa per studiare l'ice shelf, i telescopi da installare per cercare pianeti extrasolari, la neve da sciogliere per catturare micrometeoriti, strumenti da installare per studiare le interazioni Terra-Sole e prevenire le tempeste solari che possono essere devastanti per un telescopio in orbita nello spazio. E poi naturalmente c'è una base da gestire e le manutenzioni da fare, in qualsiasi condizione. Questo sulla maschera, il mio respiro congelato. Le competenze da mettere in gioco in questo genere di missione sono moltissime e le risorse decisamente limitate. Il gruppo è formato da specialisti di ogni genere e nello stesso team ti puoi trovare un ex militare che è stato per anni responsabile della sala macchine di un sommergibile, un ricercatore celebre per essere stato il precursore nello sviluppo dei modelli climatici, l'ex cuoco di una famosa star hollywoodiana, un incursore esperto di arti marziali, vediamo, un ex ingegnere della Formula 1, un pilota canadese e un esploratore. Ma è incredibile che sia qui. Insomma, il gruppo è evidentemente multiculturale, multidisciplinare e soprattutto composto da individui dalle personalità più disparate. L'Antartide è il regno dell'incertezza. La natura è forte, le nostre conoscenze sono ancora molto limitate e la logistica di una missione è estremamente complessa. Essere alla guida di un progetto che si vuole realizzare nell'estrema incertezza significa molto di più che navigare a vista. Vuol dire avere molti scopi, poco tempo, risorse limitate e una situazione da considerare costantemente con attenzione, perché gli imprevisti drammatici sono sempre in agguato e le nostre azioni devono essere tempestive, precise ed adattive. E a pensarci meglio, essere alla guida di una missione scientifica in Antartide è come essere il capitano di una nave di pirati che viaggia senza motore in mezzo al mare in tempesta. In effetti, il capitano di una nave dei pirati che viaggia in mezzo al mare in tempesta. Io lo so, ora tra voi c'è qualcuno che si sta domandando: meno 50 gradi, un freddo, 4000 metri di altitudine, la mancanza d'aria, una base da gestire, mille problemi e un ambiente estremamente pericoloso. Perché vai in Antartide? Ma intanto dovete sapere che esiste una malattia, che è il mal d'Antartide, che è una specie di mal d'Africa. E chi è stato per la prima volta in Antartide poi inevitabilmente ci vuole tornare. Certo, certi paesaggi fai un po' fatica a dimenticarteli. Paesaggi come questo, le Dry Valley, che sono una zona dell'Antartide talmente arida che non si forma neppure il ghiaccio. E poi ci vivono delle creature straordinarie. Qui vivono dei licheni che sono in grado di arrestare i loro processi vitali quando le condizioni di vita sono troppo estreme. Ma non vanno in letargo. Mettono letteralmente la loro vita in pausa. E poi la riprendono quando le condizioni sono più gradevoli. Ma il mal d'Antartide è fatto di un sacco di cose. Ci sono gli incontri con le persone, la sfida, la bellezza di fare un progetto comune. La convivenza. Forse la convivenza non è la prima cosa a cui pensi quando pensi con nostalgia in Antartide. Però, tra i vari aspetti che ci spingono a tornare, questa sera vi voglio parlare di uno in particolare. Ed è il fatto che l'Antartide ci espone continuamente, ma continuamente, all'incertezza. E questa cosa fa sì che la nostra consapevolezza della complessità di cui è fatto il mondo aumenti. È una specie di palestra, una palestra di complessità. Per esempio,
Una delle caratteristiche che si sviluppano in Antartide è la resilienza. La resilienza, lo sapete, è una proprietà naturale di tutti gli esseri viventi. In pratica, un essere vivente che perde la resilienza difficilmente riesce a sopravvivere. E ho trovato questa definizione. Sono due ricercatori che hanno dedicato un intero volume alla resilienza e la definiscono così: la capacità di un sistema, di un'impresa, di una persona di mantenere il suo scopo principale, la sua integrità di fronte a circostanze drasticamente mutate. In pratica, a livello psicologico, è la capacità di adattarsi alle trasformazioni mentre si trasformano. In pratica è la capacità di saper trasformare le situazioni o trasformare anche noi stessi, pur rimanendo radicati, conservando il nostro centro. Un po' come un albero che in mezzo alla turbolenza della tempesta si piega ma non si spezza. Ecco, credo che la resilienza sia un elemento veramente importante, perché in Antartide ti trovi sempre in balia dell'incertezza e all'inizio è veramente difficile, perché le spedizioni non si organizzano più come una volta, quando ai tempi di Shackleton, per esempio, si sentivano i discorsi dei balenieri per indirizzare il percorso della nave. Oggi siamo abituati ad avere tutto sotto controllo. Per esempio, anche una spedizione in Antartide può fare affidamento alle tecnologie più sofisticate, come le immagini satellitari, con le quali possiamo vedere, per esempio, l'andamento del pack in mezzo al mare o i crepacci in tempo reale. Però, anche se ci prepariamo, anche se utilizziamo tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione, alla fine in Antartide succede sempre qualcosa di inaspettato, sempre qualcosa che poi scatena tutta una serie di eventi a catena e distrugge tutti i nostri piani. Non importa se li abbiamo fatti perfettamente. E questa è un'esperienza abbastanza scioccante. Come per esempio 2 anni fa mi trovavo alla base Concordia. È la base che si trova in cima alla calotta polare. È una base dove sono stata più spesso e dove più spesso ho fatto il capo spedizione. E quell'anno sembrava che tutto andasse secondo i nostri piani. Stavamo aspettando il rifornimento di carburante dalla costa. Di solito per sicurezza abbiamo una riserva di carburante che ci garantisce ovviamente di avere un'autonomia per un anno. Però quell'anno, per la prima volta da quando è stata costruita la base, non l'avevamo. Perché l'anno precedente avevamo deciso di dare tutta la nostra scorta a un grande progetto di ricerca. Era un campionamento di ghiaccio fatto con una traversa che doveva attraversare il plateau. Ma avevamo calcolato tutti i rischi. E del resto poi a giorni sarebbe arrivata la nostra nave, avrebbe attraccato alla costa e poi il carburante sarebbe arrivato a noi, come avveniva effettivamente da 15 anni, tutti gli anni. Invece, in quei giorni, una nave russa che non c'entrava niente con noi, che si trovava a più di 1300 km di distanza, lancia un SOS. E questo evento si è scatenato su di noi come il battito d'ali di una farfalla che scatena l'uragano dall'altra parte del mondo. Perché la nostra nave è stata richiamata in soccorso. E quando l'emergenza è finita, dopo 14 giorni, fortunatamente tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo, e la nostra nave ha cercato di fare rotta di nuovo verso la base francese che la stava aspettando, questa è la situazione che ha trovato. Il pallino rosso indica la posizione della nave, quello giallo, quello della base francese in cui era attesa. In mezzo c'erano 100 km di pack. Una situazione che i francesi di quella base non avevano mai visto in 50 anni di spedizione. Noi a Concordia siamo rimasti senza carburante per tutta la stagione. E ovviamente tutta la nostra pianificazione, tutto il nostro lavoro di un anno è andato in fumo. E abbiamo dovuto riorganizzarci con quello che avevamo e rifare tutto da capo. Ecco, a me sembra che l'Antartide assomigli molto alla vita, molto di più delle nostre esperienze urbane. Perché anche nella vita ci capita che facciamo i piani, ci organizziamo, pensiamo a tutti gli scenari possibili, cominciamo a costruire e poi all'improvviso accade l'inaspettato. Qualcosa che manda tutto all'aria. E dobbiamo riorganizzarci con quello che abbiamo. Effettivamente è un'esperienza scioccante, ma è più scioccante quando sei il capo spedizione in Antartide, perché lì è la responsabilità anche di tutti gli altri.
E all'inizio confesso che è stato abbastanza dura, è stato un po' stressante. Solo che dopo un po' ho cominciato a rendermi conto che avevo familiarizzato con questa incertezza, con l'imprevisto, e che avevo capito qualcosa, magari qualcosa di più sulla complessità del mondo. Per esempio, mi ero accorta di essere resiliente. Quella di cui vi parlo è la resilienza mentale. Che cos'è? In realtà è un concetto molto complesso ed è molto difficile definirlo e chiuderlo in una definizione. Però io ho pensato di sintetizzarlo in tre elementi fondamentali. Il primo è la capacità di leggere le trasformazioni. Perché si sa, in natura tutto cambia. E magari siamo noi che ci illudiamo che le cose siano sempre le stesse. E allora bisogna imparare a leggere quelli che si chiamano i segnali deboli. Cioè quei segnali che stanno nel presente e che hanno in sé un embrione del futuro che verrà. E in Antartide questo è obbligatorio. E allora abbiamo imparato a stare sempre un po' in allerta, anche quando la situazione è più tranquilla possibile. Sapete come fanno gli animali che si rilassano, sembra che si stiano godendo il momento, ma sono sempre pronti a drizzare le orecchie, sempre pronti a scattare se qualcosa non va. E qui veniamo al secondo punto, la capacità di reagire rapidamente. Senza nascondersi dietro alibi, senza stare a pensare a quello che sarebbe dovuto essere. E questo ci serve per la nostra lucidità mentale, perché noi purtroppo non possiamo fare come i licheni e mettere la nostra vita in pausa se qualcosa non va. Effettivamente lo stanno studiando, ma per ora bisogna aspettare e dobbiamo agire rapidamente. E poi c'è il terzo elemento, che è la capacità di esplorare e ricombinare con creatività le cose che abbiamo trovato lungo il cammino della nostra esplorazione. Esplorare per me è fondamentale. E lo so, non è facile, perché per esplorare bisogna uscire dalla comfort zone. Bisogna mettersi in gioco, bisogna aprirsi, bisogna mettersi in dubbio. E delle volte può essere anche pericoloso. Però esplorando, ci si espone ai nuovi punti di vista, alle nuove esperienze, a nuove emozioni, nuove idee. E questo è importante perché crea diversità dentro di noi, crea risorse. E quelle risorse ci saranno molto utili quando la nostra zona di comfort si starà trasformando, starà evolvendo in qualcos'altro. E allora dovremo affrontare un problema e lì attingeremo a quelle risorse che abbiamo sviluppato nella nostra esplorazione e dovremo ricombinarle in modo creativo per trovare una soluzione al problema che dobbiamo affrontare. Magari anche un problema che non si era mai visto. Questa foto è la foto della mia ultima spedizione alla Princess Elizabeth Station dell'anno scorso. Anche in quel caso ero il capo spedizione. E forse è la spedizione più difficile che ho dovuto affrontare. Perché quando siamo arrivati, ci siamo accorti che la nostra base era stata sabotata e saccheggiata. Qualcuno aveva organizzato una spedizione parallela e aveva portato via gran parte della nostra attrezzatura, tra cui tutta la scorta di cibo e gran parte dell'attrezzatura dell'infermeria. Allora, vi confesso, ho pensato davvero che fosse finita. E soprattutto mi sono stupita e pensavo che in 12 anni di esperienza in Antartide mi fossi abituata anche a essere stupita. Ma questa non me la sarei mai immaginata. Però poi ho fatto una riunione con il mio team. Abbiamo analizzato le risorse che c'erano rimaste, incluse le competenze che avevamo all'interno del team. E abbiamo deciso che non era ancora arrivato il momento di mollare. E così, oltre che a una spedizione di 4 mesi veramente in condizioni molto difficili, siamo riusciti a portare a termine tutti i programmi di ricerca. E in particolare ce n'è stato uno che si è trasformato nel classico problema che diventa un'opportunità. Perché tra le varie modifiche che abbiamo fatto una modifica alla pianificazione di ricerca e abbiamo accorpato 2 programmi scientifici che inizialmente dovevano lavorare separatamente. E beh, quella contaminazione si è rivelata molto efficace, per cui i ricercatori hanno trovato dei risultati di ricerca molto più interessanti insieme che se avessero lavorato separatamente. E allora,
tutto questo per dire che secondo me la capacità di affrontare l'incertezza, di non perdersi d'animo, di sapere che il mondo è complesso e di essere resilienti sono veramente competenze fondamentali, soprattutto in questo momento storico. Viviamo in un mondo che è sempre più complesso e sempre più incerto. E sviluppare competenze come la resilienza sono fondamentali. E così io sto scommettendo su questo. In questo momento sto lavorando unendo lo studio del pensiero complesso alle esperienze di vita in Antartide. E li sto portando nelle aziende, nelle organizzazioni e al contatto quotidiano delle persone. Perché essere resilienti, per esempio, significa sapere che anche se la situazione fuori si sta trasformando in un modo che sembra caotico, tu hai un'altra scelta oltre che subirla perché non sai dove sta andando la situazione. Puoi trasformare quella situazione, oppure puoi trasformare te stesso pur rimanendo ancorato al tuo centro. E credo che queste competenze siano veramente importanti per il nostro futuro, perché sono fondamentali per sentirci attori del nostro futuro, che è quello che noi costruiamo tutti i giorni con le nostre scelte. Vi ringrazio.